paese ha chiuso il 1969 con delle giornate drammatiche che potevano minacciare tutto quello che gli italiani avevano costruito, sia pure tra contrasti e ritardi, in 25 anni di libertà. Il 1970 si apre in un clima di consapevolezza che riconferma la nostra fiducia nella democrazia. TV7, in questo inizio d'anno, ha interpellato il Presidente del Consiglio. In questa intervista, realizzata in un ambiente familiare, al di fuori di ogni etichetta, Mariano Rumor riesamina i rischi corsi e le scelte fatte dal nostro Paese in un momento difficile. È una testimonianza autorevole sulla quale gli italiani possono confrontare i propri dubbi e le proprie speranze. Presidente Rumor, uno prima. Signor Presidente, sono venuto a pregarla di dire in un modo informale, tutt'altro che ufficiale, come vede, quelle cose che in uno studio televisivo, malgrado ogni sua buona intenzione, probabilmente non saprebbe dire. Badi che non è un'impertinenza. Non è un mistero per nessuno che lei non ama la televisione, ed è un peccato. Perché la televisione potrebbe essere la scorciatoia per colmare quell'enorme distacco che esiste fra il popolo e la classe dirigente, e di conseguenza fra la società e i suoi problemi. Perché, Presidente, gli uomini politici in genere fanno un uso così cattivo della televisione? Ma io dovrei cominciare con risponderle per quanto riguarda me. Lei dice che io non amo la televisione. Le devo dire che nel fondo c'è un certo senso di timidezza. Credo che lei abbia ragione quando dice che la televisione è una grande scorciatoia attraverso la quale l'uomo politico può mettersi a contatto con la coscienza del paese e stabilire con essa un discorso. Certo, c'è anche il problema del linguaggio ed è un problema difficile da affrontare e da risolvere. Ecco, lei per esempio, mi perdoni se interrompo, Presidente, in questo momento sta parlando come scrive. Mi consenta questa osservazione. Lei non parla come parla, lei parla come scrive. Se ne rende conto? Forse questa è una deformazione professionale. Anche. No, questo le dicevo perché lei sa come si è consumato nei secoli il divorzio fra la cultura e le masse italiane, attraverso l'uso di due lingue praticamente, quella scritta dai pochi e quella parlata dai più. E a questo divorzio avete partecipato anche voi uomini politici, avvezzi al vostro gergo, alle vostre strizzate d'occhio, ai vostri tecnicismi dai quali milioni di italiani finiscono per rimanere esclusi, evidentemente. Lei, per esempio, si nota, guardi, si nota il suo desiderio di semplicità, il suo sforzo di autenticità, ma alla fine, di fronte alle telecamere o di fronte alle cineprese, come questa mattina a casa sua, qui ad Asiago, finisce per essere diverso, per essere difficile, confermando questa incomunicabilità fra gli uomini politici e chi li ascolta. Ma io penso che questa sia un'osservazione giusta. Bisogna cercare di vincere, di superare questo distacco che esiste tra noi e la coscienza pubblica, il linguaggio comune che essa ascolta e vuole. È molto difficile. È molto difficile anche perché c'è, almeno, ripeto, per quello che mi riguarda, da scavalcare questa specie di fossato della timidezza e della consuetudine che ci rende spesso obiettivamente, se non incomunicabili, certamente difficili da essere capiti. Ecco, adesso, Presidente, che abbiamo rotto un po' il ghiaccio, posso dirle che sono venuto a disturbare la quiete di questi suoi pochi giorni di vacanza per verificare con lei una serie di ipotesi che interessano il nostro Paese. La prima è questa. Superato il momento più drammatico di questi 25 anni di libertà, l'Italia non ha rinnegato la democrazia, al contrario, ma ha inteso impegnare la classe politica a restituire credibilità alle istituzioni che si è scelto il giorno in cui scelse la libertà. È consapevole, questa è la domanda, Presidente, è consapevole la classe politica di dovere agli italiani questa certezza, di doverla subito, di doverla oggi, dopo la lezione di consapevolezza che la società intera ha dato a chi la dirige? Ma io credo che questa consapevolezza ci sia sostanzialmente in tutta la classe politica italiana. Il difficile è tradurre la consapevolezza in atti che siano manifestamente conseguenti a questa consapevolezza, anche perché le richieste, la domanda che ci viene dall'opinione pubblica, che ci viene dalla coscienza popolare, è una domanda vasta e ricca di avvenire, mentre noi siamo costretti ad operare anche e soprattutto nel contingente. In fondo direi che il pensiero e la fantasia di coloro che aspettano è più rapida della nostra possibilità di attuazione, è più rapida della nostra capacità di risposta, ed è per questo che
spesso si ha l'impressione che a questa domanda non si dia una risposta adeguata e tempestiva. Francamente, avrebbe creduto 15 giorni fa alla capacità del Paese di resistere alle provocazioni, alle lusinghe, ai ricatti, alle suggestioni che da tante parti lo minacciavano? Sì. Io ho temuto soltanto in uno sbandamento momentaneo. Quegli sbandamenti in cui l'opinione pubblica, direi di meglio, la coscienza pubblica, si domanda se lo Stato c'è, se lo garantisce, se difende la sua convivenza, il suo progresso. Ma ero convinto che nel fondo il Paese credeva in se stesso e credeva nella sua capacità di resistere e di andare avanti. Ecco, torniamo per un attimo alle 17.45 di quel tragico venerdì. Dov'era lei, Presidente? Io stavo a letto perché c'avevo l'influenza. Ecco, io penso questo, che un uomo con le sue responsabilità, ancorché umanamente sopraffatto dallo sdegno, non può non fare subito il conto delle conseguenze politiche di una tale tragedia. Quali furono i suoi pensieri? Vorrei chiederle se pensò a qualcosa di non confessabile sul momento, ma di cui ora sente di poter parlare. Cosa sarebbe il non confessabile? La paura di qualcosa di disastroso, una minaccia improvvisa che potesse coinvolgere lei, il governo, il paese intero. No, le confesso, questa preoccupazione così, di così vasta portata e così, di così tragico risultato, io non la ebbi. Le dissi prima, temetti uno sbandamento momentaneo, ma sentii però che per evitare anche questo c'era una esigenza fondamentale, che il governo, espressione dello Stato, si mettesse immediatamente in contatto con il paese. Quello che feci io, appunto, andando alla televisione parlando. In quel momento, come non avevo le preoccupazioni che dice lei del linguaggio giusto o difficile, parlai così, dicendo quello che sentivo, e solo quello che sentivo. Si era preparato un discorso scritto, Presidente? No, buttai giù qualche riga lì negli studi televisivi, perché non avevo il tempo di prepararlo. Il resto fu un piccolo e breve discorso al Paese. Non c'erano stati, Presidente, a suo avviso, segni, avvertimenti, premonizioni del progressivo distacco tra società e potere, sicché si potesse credere ad una qualche speculazione da parte di chi aveva interesse a smantellare lo Stato democratico? Ma questo distacco obiettivamente c'era e c'è, le ragioni le abbiamo detto anche prima. Si tratta di vedere fin dove esso finisce per influire in modo determinante sul rapporto tra la classe dirigente del paese e il paese stesso. E le speculazioni ci sono sempre, ma quali possibilità hanno di condurre a termine il loro disegno? Bisognerebbe che ci fosse una classe dirigente imbelle, incapace di reagire, un paese disposto ad accettarlo. Questo non credo che sia il caso dell'Italia. Ecco, a questo proposito, lei crede dunque che la nostra classe politica, mentre andava crescendo una società che chiedeva in ogni settore di partecipare maggiormente al potere, si sia misurata effettivamente con questa realtà, o invece l'abbia elusa per mancanza di fantasia, o subita addirittura per mancanza di coraggio? No, con questa realtà si è misurata. Ci potranno essere errori, ci potranno essere manchevolezze, questo non c'è dubbio. Tenga presente anche che si tratta di una classe dirigente politica che si è dovuta fare tutta da sé, a differenza degli altri paesi dove la democrazia ha lunghe tradizioni. Però non c'è dubbio, errori ce ne possono essere stati. Ecco, una chiave per capire ciò che serviva ad un colloquio ancora possibile con la nuova società degli italiani, un colloquio, voglio dire, non ambiguo, non di comodo, mi pare ve l'avessero offerta i giovani, il giorno in cui in un muro scrissero l'immaginazione al potere. Che uso fu fatto di quell'esortazione? A lei, che non è privo di fantasia, cosa suggerì quell'invito così pacifico e così rivoluzionario insieme? Era un invito estremamente suggestivo e profondamente vero, perché molte volte la politica è fatta prevalentemente di esperienza ed utilizzazione dell'esperienza e meno di immaginazione e di fantasia. Ma qui non basta, ecco, non basta la classe politica, non basta la classe dirigente. Occorre una partecipazione, starei per dire, corale del paese, dei giovani specialmente. Perché in definitiva è fatale che noi viviamo prevalentemente dell'esperienza e quindi sostanzialmente del passato. I giovani sono viceversa proiettati nell'avvenire. Bisogna mettere insieme queste due cose. E creda a me, Zavoli, l'immaginazione è importante, ma se essa non fa sintesi con l'esperienza,
rischia veramente di disperdere ciò che si è acquistato per perseguire così delle morgane che difficilmente si raggiungono. Non vorrei contraddirla, Presidente, ma i giovani non hanno agito mai da soli. I giovani invitavano il potere a studiare un rapporto creativo con le masse, indicando cioè una norma non estetica ma morale. Volevano dire dinamismo e quindi novità, volontà e quindi decisione. Mi è sembrato che fosse essenziale creare prima di tutto gli strumenti e i mezzi. A mio avviso esso ha una parola, si esprime, sintetizza una parola, purtroppo abusata e finito per diventare quasi un leitmotiv scarsamente suggestivo, ma continua a mantenere intatta la sua verità: la partecipazione. E qualche passo lo stiamo facendo, Zavoli. Ecco, starei per dire che in fondo lo sforzo creativo deve svolgersi intorno ad un tema centrale: la libertà e responsabilità, la responsabilità e partecipazione. In questo senso io accolgo l'appello di cui lei parla. Mi permetta di insistere. Lei crede che la nostra classe politica, mentre ci ha difeso dalle tirannidi mistiche, ideologizzate, visibili, abbia capito che le nuove generazioni temevano ormai un'altra tirannide, più sottile, più astratta, più alienante, che è quella esercitata dall'uso disumano della tecnologia, dal ricatto consumistico, da una logica economica che ha perso ogni contatto con la morale? Beh, io sono convinto che il progresso di un popolo nel senso civile della parola è fatto fondamentalmente di due componenti. Uno è la distribuzione della ricchezza, il benessere, che diventa consumismo quando praticamente si sclerotizza nel consumo e basta. L'altro è fatto di grandi valori morali. L'uno non può stare senza l'altro. Il cittadino che ha tutto quello che vuole, ma non ha ideali, finisce per diventare uno strumento nelle mani di qualsiasi mistica o di qualsiasi tirannide, specialmente di quelle surrettizie, quelle che più difficilmente si riescono a capire e a vedere, quelle, ma sono le più pericolose. Quelle sottili, pitagoriche, invisibili. Esattamente, quelle di cui parlava lei. Presidente, lo chiedo a lei che dirige il governo di un paese che prima o poi dovrà vedersela con la tecnocrazia. Sono completamente inutili per i calcolatori IBM i valori umani della nostra società. La condizione per sopravvivere è irrimediabilmente quella di diventare un'unica società anonima. Una società anonima, quale quella che si potrebbe prevedere, come lei dice, ad opera dei calcolatori elettronici IBM, sarebbe una società disperata e senza gusto. Per me l'unica società vera, desiderabile, è quella che io chiamo normalmente una società pluralistica, formata di tanti ceti, di tante attività professionali, di tante situazioni e posizioni diverse, insomma. Una società pluralistica di valori, di ideali, di prospettive, mettendo insieme le quali si dà un senso morale, un gusto, una prospettiva civile alla vita di un paese. Ecco, mi dica qualcosa di più concreto. Cosa può fare la politica per salvare l'uomo dalla miseria e non costruirgli in cambio una prigione più premeditata e sottile? Beh, lo deve prima di tutto salvare dalla miseria. Lo dicevo prima, è la condizione fondamentale perché le altre cose, gli altri valori abbiano gusto. Ma che cosa deve fare in sostanza? Deve animare la società di grandi ideali. In fondo l'anima, la coscienza umana vive questi ideali e ne ha bisogno come del pane, come del lavoro, come della casa. Una società opaca, monocolore, uniforme, fatta soltanto di consumi, glielo dicevo prima, è una società disperata, io non ci viverei. Questo monocolore è freudiano in lei? Non alludevo al monocolore politico, diciamo monotono, ecco. Ecco, certo. Perché, Presidente, i sindacati hanno capito prima e meglio dei partiti che occorre misurarsi con un progresso che sia in un rapporto umano con l'uomo? Certamente i sindacati hanno un contatto diretto, costante e quotidiano con un certo tipo di società, con certi bisogni, ma non è che i partiti non abbiano altrettanto questo contatto generale, corale, articolato con la società. Forse oggi si ha l'impressione che i partiti siano in una fase quasi di stanca e i sindacati invece siano in una fase di presenza più viva, ma io non attribuirei ai partiti queste manchevolezze o questo vuoto. Alcuni dicono che i sindacati stanno riempiendo un vuoto politico e se fosse vero, vedrebbe in ciò qualche pericolo, Presidente? Beh, direi che i sindacati non è tanto che riempiano un vuoto politico, riempiono alcune manchevolezze, obiettivamente questo sì.
Ma io non credo a una società senza i partiti. I rischi ci sarebbero, indubbiamente. Io credo a due funzioni, ugualmente necessarie, diverse, ma che devono trovare il loro punto di sintesi in quella che è l'articolazione vera di una società democratica, una società che abbia un'autorità che nasce dalla sovranità popolare e che ha quindi la sua piattaforma elettiva. Questa la può dare soltanto il rapporto coi partiti, il rapporto con il Parlamento, con l'esecutivo che scaturisce dalla volontà del Parlamento e che però si integra naturalmente attraverso le grandi organizzazioni che rappresentano interessi così vivi e popolari come sono i sindacati e come tutte le altre organizzazioni che obiettivamente rappresentano interessi presenti nella realtà di una società e di un paese. Una fede deve tradursi in gesti, in qualche cosa che la gente possa capire. Ora, la fede del nostro paese, quali prove continua a chiedervi? Che siano testimoniati prima di tutto lo spirito della Resistenza e poi la lettera della Costituzione. Dopo 25 anni di libertà e di democrazia, questi due principi sono stati a suo avviso del tutto interpretati o si è perduto qualcosa per strada? Può darsi che qualcosa si sia perduto per strada, non lo nego, ma l'essenziale è rimasto. In definitiva, il richiamarsi costante della classe politica e in fondo delle classi più avvedute agli ideali della Resistenza non è tanto un rimorso, ecco, di qualche cosa che non si è fatto, quanto il richiamo a un'ispirazione che non può essere dimenticata. In che cosa dovranno credere, Presidente, gli italiani non qualunquisti, non indifferenti, cioè gli italiani che hanno detto di no alla violenza, ai governi di salute pubblica, all'uomo forte, allo Stato guardiano e paternalista? Quale sarà d'ora in poi, voglio dire, un modo nuovo di fare politica e di parteciparvi? Io devo risponderle per brevissima sintesi. Io credo che gli italiani vogliano libertà che è responsabilità. Vogliono progresso che è giustizia. Ecco, io non dimenticherò mai la scena che mi offrì Milano il giorno dei funerali delle 14 vittime. Prima nella cattedrale, quelle famiglie quasi tutte contadine, con quel senso contenuto di dignità in cui il dolore diventava volontà di resistere e di avere giustizia. E quella folla immensa, muta, in piazza del Duomo di Milano, che esprimeva la dignità di un popolo consapevole di se stesso, del suo avvenire, ma che in qualche modo si stringeva in se stesso per difenderlo e per conquistarselo. Questo mi ha dato grande fiducia. Perché, Presidente, ha parlato un linguaggio più semplice, più umano e più comprensibile oggi? Credo che un po' il merito sia suo, perché lei mi ha fatto delle domande così, d'improvviso, e ha costretto me a rispondere anche d'improvviso. Io credo che voi potete collaborare molto con noi a rendere il Paese responsabile di se stesso e a creare anche questa comunicazione così senza rituali tra noi e i cittadini italiani. Siamo cittadini anche noi, addetti, come si potrebbe dire, ad un servizio pubblico. La ringrazio, Presidente. Grazie. Thank you.